Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un confronto fra due auto. Una che ragazzi sicuramente ve la ricordate, soprattutto se siete di una determinata fascia di età, cioè la 1 Turbo IE. Questa auto che veniva definita bara su quattro ruote perché aveva talmente tante prestazioni rispetto a tutto il resto, cioè ammortizzatori, freni, non era molto equilibrato il rapporto. Anche perché soprattutto in quegli anni era difficile equilibrarlo su auto di una determinata fascia e categoria, quindi questa auto utilitaria che era nata ovviamente come auto di tutti i giorni, era poi stata anche allestita in questa versione Turbo IE, in questa versione che andremo a provare oggi, la 1400 di cilindrata, cioè la seconda versione che era arrivata fra l'89 e il 93. Questa versione che appunto era passata da 1300 di cilindrata a 1400 in questa versione, dove anche i cavalli erano diventati 118 cavalli, faceva da 0 a 100 in 7,7 secondi e aveva una velocità massima di circa 205 km orari. La confronteremo con un'auto dei giorni nostri, che comunque è sempre un'auto da 1400 di cilindrata, sempre Fiat, perché proveremo un confronto fra 1 Turbo 1400 IE con 500 Abarth 595, che appunto è sempre un 1400, è sempre turbo e abbiamo sempre una quantità di cavalli importante, che se sono di più rispetto alla 1 Turbo perché sono circa 160 cavalli e che ha una velocità dichiarata di circa 215 km orari. Quindi dal punto di vista puramente prestazionale, in teoria la 500 595 dovrebbe essere superiore alla 1 Turbo, anche perché tra queste due auto sono passati circa 30 anni. E capite che 30 anni sono tanta roba dal punto di vista motoristico, però la 1 Turbo aveva veramente delle prestazioni pazzesche. Poi dopo magari aveva cose non performantissime dal punto di vista della sicurezza, perché non avevamo airbag, l'elettronica era solo per l'iniezione elettronica, cioè veniva decantata appunto nella targhetta 1 Turbo IE, perché l'iniezione elettronica in quegli anni era quasi una novità assoluta, soprattutto nelle auto di quella categoria, quindi utilitarie, ed era veramente pazzesco appunto avere queste auto con queste performance veramente incredibili. E quindi oggi simuleremo appunto un confronto utilizzando il videogioco di simulazione Assetto Corsa. Io utilizzerò la 1 Turbo, mentre l'intelligenza del gioco Assetto Corsa al 100% delle sue abilità utilizzerà la 500 Abarth. Lo faremo a Monza, quindi saranno due giri sull'autodromo di Monza, quindi circa 12 km, poco meno di 12 km, e faremo questo confronto. Quindi non vedo l'ora di vedere chi ne uscirà vincitore, anche se probabilmente sarà equilibrata, perché comunque sono prestazioni simili, però sono curioso di vedere in questi 30 anni cosa è cambiato dal punto di vista delle performance. Quindi direi di non perdere altro tempo e catapultiamoci adesso sull'autodromo di Monza per fare una simulazione di comparazione fra 1 Turbo IE di seconda generazione e 500 Abarth 595. Andiamo all'autodromo di Monza. Si accendono i semafori all'autodromo di Monza per questa sfida fra due auto con quasi 30 anni di differenza, ma con caratteristiche come prestazioni molto simili. Sono rimasto un po' fermo sulla piazzola di partenza. Lui è partito meglio di me. Adesso vediamo di spremere i cavalli della mia 1 Turbo, anche se sono un po' meno rispetto a quelli della 500 595. Prima variante. La 1 Turbo comunque è molto maneggevole perché è anche più leggera di questa 500. Siamo affiancati alla curva Biassono, affiancati alla curva Biassono. Probabilmente adesso lui verrà fuori un po' di più nella velocità perché comunque spinge di più in velocità massima, la 500. Siamo affiancati, sì, ce l'ho da parte, arriviamo alla variante affiancati. Prima variante, seconda marcia, ha frenato tantissimo. Quanto cacchio ha frenato? Teniamo il passo per arrivare alla prima di Lesmo. Frena tanto, frena di più di quello che devo frenare io con la mia 1 Turbo. Seconda di Lesmo affiancati, ma non potremmo mai entrare insieme. Aiuto! Lui va largo.
prendo il comando con la mia 1 Turbo IE davanti alla 500 595 Abarth. Adesso vediamo se lui sfrutta la maggior velocità della sua 500. Ce l'ho da parte, arriviamo alla variante Ascari. Eccolo qua che si butta dentro. Aiuto, sto largo per non andare a toccarlo. È rimasto dietro, è rimasto dietro. E arriviamo alla parabolica. E alla parabolica siamo al comando. Quinta marcia per arrivare alla parabolica. Quarta marcia. Entriamo alla parabolica, mi si è fatto sotto, ha staccato dopo di me. Però adesso ha perso perché comunque probabilmente è entrato un po' veloce. E gli si stava imbarcando, lo sto staccando, Sta rimanendo indietro, al primo giro è rimasto molto indietro. La 1 Turbo, ragazzi, è uno spettacolo. 180 all'ora quasi alla prima variante. Sì, siamo arrivati a 180. Staccata per la prima variante. In seconda marcia entriamo alla prima variante. Lui, sì, è ancora lontano, non ce la fa a recuperarmi. Adesso vediamo in questo tratto veloce se guadagna qualcosa. Quinta marcia in curva Biassono. Facciamo ovviamente tenendo giù tutto il piede e arriviamo alla variante della Roggia. Si muove tutta la mia 1 Turbo in frenata, perché comunque parliamo di una macchina degli anni 90, inizio anni 90, quindi impianto frenante, ammortizzatori, veramente era tutto sproporzionato per quello che poi veniva definita una bara su quattro ruote. Seconda di Lesmo, entriamo in terza alla seconda di Lesmo. Non riesce a riprendermi, eh. Anche se la 500 Abarth ha più velocità, non riesce a riprendermi. La 1 Turbo, ragazzi, è uno spettacolo. O meglio, era uno spettacolo di macchina. Entriamo in terza alla variante Ascari, teniamo il cordolo e giù a tutto gas. Comunque la 500, che lei ora come si imbarca? Quinta marcia e ci siamo. Siamo alla parabolica. Quarta marcia per fare la parabolica. Si muove tantissimo la 1 Turbo IE di seconda generazione, quella degli anni inizio anni 90, 1400 di cilindrata. E il secondo giro l'abbiamo finito e l'abbiamo finito in testa, e guardate che distacco sulla 500 Abarth 595, un'auto di 30 anni dopo rispetto alla mia 1 Turbo, ma ragazzi, l'ho bruciato, eh. Adesso lo aspettiamo, è arrivato adesso e buongiorno, eh. Pensavi di fare il figo con la tua 500 Abarth, ma invece vai, vai, vai adesso, adesso, vai, adesso, vai. Eccolo qua, uno spettacolo, ragazzi. 1 Turbo IE veramente ha fatto la storia delle piccole utilitarie, diciamo, con rapporto potenza, prestazioni e sicurezza che ovviamente non avevo uguali, perché non c'era proprio rapporto prestazioni da paura, sicurezza da paura. Cioè veramente da paura erano queste auto, veramente veramente impressionanti. Vedete che anche dopo 30 anni, praticamente stessa cilindrata, stesse, diciamo, caratteristiche, se vogliamo, la 1 Turbo, un'auto davvero incredibile.
Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo confronto tra un'auto degli anni 90, o meglio inizio anni 90, fine anni 80, la 1 Turbo IE di seconda generazione rispetto appunto alla prima generazione che era un 1.3 cilindrata, questo è un 1.4 che è arrivato appunto qualche anno dopo come aggiornamento alla versione precedente, confrontata con la 500 Abarth 595, anche lei 1.4 di cilindrata, avete visto comunque che il confronto lo regge senza nessunissimo problema. Poi magari avrebbe potuto vincere anche la 500, però era molto molto equilibrata, cioè veramente la 1 Turbo è anche più leggera, quindi usciva dalle curve che era uno spettacolo. La 500 guadagnava un po' in velocità, ma poi neanche più di tanto, quindi c'è stato veramente un equilibrio secondo me prestazionale dopo 30 anni avere ancora tutto questo equilibrio. Qui poca elettronica, cioè se pensate che l'iniezione elettronica veniva decantata come cosa veramente novità per questa 1 Turbo, capite che rispetto all'elettronica che abbiamo al giorno d'oggi su tutta la macchina c'è molta differenza da quel punto di vista, quale elettronica, l'iniezione elettronica e le luci che si accendevano. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo confronto fra 1 Turbo e 500 Abarth 595 vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità o una stupidata se vogliamo come questa. Ciao e al prossimo video.